Ci hanno comunicato che dai 34 ai 38 i numeri civici saranno colpiti e quindi siamo Oriente, noi Girda e Positano che sta chiuso. Io in Oriente abbiamo risolto affittando questo generatore, noi abbiamo un'attività, vogliamo garantire quello che garantiamo tutti i giorni ai nostri clienti, perché se no sarebbe stato facile chiudere e riaprire domani, ma non si viaggia così, siamo in estate, l'estate abbiamo aspettato tanto dopo una pandemia così lunga per uscire e venire al mare e stiamo cercando di dare lo stesso servizio che diamo tutti i giorni. Andrea Camplone è uno dei balneatori che oggi ha subito il disagio dell'interruzione dell'energia elettrica sul lungomare Matteotti e zone limitrofe a Pescara, comunicato nelle ore precedenti dalla società di distribuzione del servizio elettrico. L'avviso della sospensione ha messo sul piede di guerra soprattutto balneatori, ristoratori e albergatori della zona interessata, impossibilitati ad accogliere la propria clientela. Proprio di disservizio parla Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Pescara. Due imprenditori del settore hanno preso in affitto un generatore dal costo di 1.500 euro più IVA, tutto documentabile. L'altro a fianco, il ristorante Positano, Francesco, un giovane, 15 dipendenti, questa mattina a pranzo ha chiuso. I locali vicino, ma le famiglie, il ristorante Murena, l'hotel Salus, sono arrivati i clienti, non funzionano le condizionate, eccetera. Allora io dico, questi scienziati che stanno all'interno di questa grande organizzazione che è l'Enel, come si permette di prendere in giro una comunità? Questo appello lo rivolgo a chi mi sta a sentire, di fare anche dei richiami dovuti da chi ha delle responsabilità più forti delle mie. Comunque arriveremo a un'azione risarcitoria. Comunque dentro l'aula del tribunale ci riporto questa gente qua. Purtroppo non è solo questo il disagio, abbiamo un altro disagio che è il parcheggio qui davanti, che è stato chiuso senza motivo secondo me, perché benissimo i lavori potevano partire a fine estate, era per noi una valvola di sfogo per i clienti che venivano al mare, però purtroppo ogni anno ci sono novità, noi che facciamo caffè, cappuccini, cioè colazioni, pizzette, quindi a parte il mancato incasso, ma poi non dare un servizio del genere che abbia. I nostri clienti sono abituati a venire la mattina, a leggere il giornale, a far colazione da noi e poi tutti i gelati, quelli che abbiamo in frigorifero, insomma, qualcosa andava buttato secondo me, ma non è questo. In molte città si lavora la notte, si poteva benissimo fare un intervento notturno ed eravamo tutti contenti. Abbiamo già avuto un contenzioso scorso anno perché state veramente prendendo in giro noi piccoli imprenditori. Noi vorremmo che loro imparassero a programmare e avere rispetto per la comunità, perché questi lavori si potevano fare di notte per evitare questo disagio. Siete persone scorrette, non avete rispetto per la comunità. Sicuramente in Emilia-Romagna sta cosa non poteva succedere.